Un vero e proprio colpaccio da 4 milioni e 200 mila euro è quello messo a segno a Campobasso. Il fortunato o la fortunata ha giocato la schedina vincente del Super Enalotto centrando un 5 più 1 che non solo regalerà un Natale speciale, ma cambierà in modo significativo la vita. La ricevitoria in cui la schedina è stata giocata, il Bar Tabacchi di via 24 Maggio. E ai nostri microfoni non trattiene l'emozione lo stesso titolare Enrico De Gregorio, che non ha ancora in mente chi possa essere il fortunato o la fortunata vincitrice della schedina. 24 milioni e 200 mila euro, c'è soddisfazione anche da parte sua? Sì, certo, anche da parte mia, anche se la notizia mi è arrivata all'improvviso così, non sapevo neanche io perché non avevo controllato tutte le vincite, non è una cosa che, cioè, non capita spesso, non capita tutti i giorni. Quindi sì, soddisfazione sicuramente. Ancora non so chi è perché non ho... Sì, la prima volta. Di questa vincita così grande, sì, la prima volta vincite così. Poi ci sono state altre vincite un po' più piccole. Ancora nessuno si è fatto vivo. Spero che, insomma, si farà vivo. E magari che sia una persona che si è resa conto di aver vinto, perché poi capita a volte anche che magari le vincite non vengono ritirate, quindi sarebbe veramente un peccato. Quindi, insomma, speriamo che al più presto riusciamo a capire chi è. Naturalmente poi non sarà diffusa la notizia perché per la privacy, insomma, non potrò dire chi è stato, però spero almeno di sapere, insomma, chi è, e anche che sia un mio cliente, perché, insomma, mi fa piacere anche questo, che passerà un bel Natale e anche per un bel po' di anni, insomma.